Entrata negli start install. Partiti. In vantaggio il 2 di Sovran Hispano. Al suo esterno il grigio Ticket to Heaven, poi Indian Paradise, Spanish Suerte e Yaki Maora. I 5 divisi da distanza minima si preparano a presentarsi davanti alle tribune per il passaggio. Sovran Hispano guida davanti ora al numero 1 di Indian Paradise, poi il grigio Ticket to Heaven con vicino Yaki Maora, mentre retrocesso in ultima posizione il 3 di Spanish Suerte. Cavalli che vanno all'attacco della curva del caffè, 900 metri alla conclusione, con Sovran Hispano in vantaggio, inseguita all'esterno da Indian Paradise. I due hanno preso vantaggio al resto del gruppo, dal quale in calo Ticket to Heaven, sopravanzato da Yaki Maora, mentre molto più indietro c'è Spanish Suerte. 600 metri alla conclusione con Sovran Hispano, Indian Paradise che se le danno di santa ragione davanti a Yaki Maora. Gli altri Ticket to Heaven e Spanish Suerte sono irrimediabilmente battuti. Yaki Maora tenta di accorciare ma non ce la fa, invece ce la fa Indian Paradise che sta staccando Sovran Hispano, che sta cercando di resistere all'avanzata di Yaki Maora. Indian Paradise e Luca Magnezza hanno chiuso per tempo la partita, percorrono l'ultimo tratto della retta in solitudine. Luca Magnezzi, Indian Paradise, Riccardo Menichetti, quello della razza dell'Olmo, pur con uno scarto incredibile nell'ultimo tratto, vincono davanti a Sovran Hispano, Yaki Maora, Ticket to Heaven e Spanish Suerte. Vedete il clamoroso scarto, però vince quello che conta. Al secondo posto il 2 e al terzo posto il 5. Non c'è trio, ma c'è l'accoppiata 1-2. Indian Paradise.